Allora, dov'è l'esplosivo? L'artiglieria è presente sul terzo vagone. Va bene. Via, sai, via! E adesso che facciamo? Compraus! Tieniti pronto. La seconda! Non ti avvicinare! Abbassa quella pistola! No, fermo! Fermo! Silvano, qui c'è ancora la braccia accesa! Oh! Andatene, dei ragazzini! Guardate che non ho paura di sparare io, eh! Calma! Non vogliamo fare del male a nessuno! Ehi, e queste pistole? Ti sembra in grado di usarle? Silvano, andiamocene! Bravo! Ascolta quello che dice tuo amico! Uno è ferito, abbiamo bisogno d'aiuto, per favore! Andatevelo, vi ammazzo! Guarda, mettiamo via le pistole, guarda. No, io non metto via mai niente, Silvano! Dai, fai questa cazzo, cazzo lasciamo le orecchie! Queste cazzo! Tira via. Come vi chiamate? Io sono Yolanda, lui è Leonello. Te stai zitta! Babbo, non vogliono farci nulla, guarda com'è conciato. Ha ragione lei. Stiamo cercando solo aiuto. Accidenti a voi, ragazzini. Che avete combinato? Mi hanno sparato. Un tedesco? Sì. L'hanno ripagato con la stessa moneta. Ho sentito dei rumori. Tedeschi? Se fossero stati tedeschi avreste sentito me che li strozzavo. Ci sono qui dei ragazzi che hanno bisogno del vostro aiuto, dottor Manfredi. Ma certo, le mie doti di medico chiamano. Ma lei è un medico? Medico ufficiale del Regio Esercito. Un tempo. Adesso sono solo un traditore. Madre Patria ha deciso che una taglia dovesse stare proprio sopra la mia testa. Guardate gli stenti, è un fascista! Abbassa il tono, ragazzino! Non dovete venire. Sono abituato alle offese. Ma che cazzo sei, eh? Ehi! Dottore! Ehi! Tiziano! Giù le zampe! Tiziano! Datti una calmata. Sono nato fascista e morirò fascista. Ma questo non significa che mi faccia piacere vedere il mio paese invaso dalla Germania. E adesso posso visitare questo ragazzo prima che muoia? Lo so, uscite dalla stanza! Dottore, forse... Fuori adesso! Non ne va bene una, non ne va bene! Oh, ci sa già abbastanza problemi di nostro, eh? Non c'è bisogno che ti ci metti anche te. Febbre tifoide molto probabilmente. Ed è anche molto pericolosa. Tuttavia me l'avete portato in tempo e... sopravviverà. Quindi è fuori pericolo? Sì. Ma dovrò fare dei controlli anche su di voi. Che sta succedendo qua dentro? Succede che va tutto male. E che ti aspettavi? Torte e fiori? Franco, vieni che ti devo parlare. Ci sono delle notizie in città. Sì? A un certo punto è caduto a terra e... Ordine di Mussolini, hanno fermato la rappresaglia. Oh, grazie al cielo. Ma c'è dell'altro. Girano delle voci su di voi. Vogliono mettere una taglia sulle vostre teste. Una taglia? Sono soltanto delle voci. Dicono che fate il doppio gioco e che vogliono denunciarvi. Chi l'ha detto? Il Comitato di Liberazione Nazionale. Franco, sono no, solo no, 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 no! Oh, che cazzo! Ho vinto il gioco! Io non c'entro niente! Sei un cazzo! E che cosa vuol dire che non c'entri niente? No, come facevi a sapere quello che... Ragazzini! Che cazzo fate? Va bene, va bene! Sono stato io! Ma non volevo che mi ammazzassero! Mi pensavi di farlo traendoci tutti? No!
Il vostro amato Silvano è un pazzo. Ma come fate a fidarvi di lui, eh? Se devi dire qualcosa a qualcuno, glielo dici in faccia.